Nuova pagina di storia per una realtà ben consolidata dello sport salernitano, qual è la Calpazio. Sabato mattina, infatti, sono stati presentati la squadra e il nuovo assetto societario che affronteranno la stagione 2023-2024. Quella della dirigenza è una visione del futuro territoriale a 360 gradi, nel quale lo sport e il calcio possono essere protagonisti. Noi non dobbiamo dimenticarci da dove viene la Calpazio, è la cosa fondamentale perché la storia insegna tutto per avere un futuro. Perché se noi ci dimentichiamo la storia non possiamo andare avanti. La società si è allargata parecchio, ma ci sono molte persone che sono del territorio che si sono innamorati di questa Calpazio, perché la Calpazio oggi non è più la squadra di Capaccio Paese, ma sarà la squadra del territorio. Questo è il messaggio che mando a tutta la popolazione di Capaccio Pessum e mando un messaggio anche a tutti gli imprenditori di Capaccio Pessum che la Calpazio noi la vogliamo portare in alto, ma senza di loro, senza un amore, senza una passione non possiamo fare niente. Le persone ci devono credere nelle cose e noi ci stiamo credendo. Siccome io vivo per il calcio, che è una mia passione da sempre, e penso che il calcio sia una parte fondamentale per attrarre investimenti, persone, sponsor, dirigenti che poi possono, ripeto, investire nel territorio, non solamente nella società di calcio, perché anche quelli che vengono dal nord verranno a investire nella squadra di calcio e poi verranno a insediarsi qua. E quindi ho conosciuto lui è stato un amore a prima vista, anche se non da, no, esatto, anche se siamo della vecchia guardia, però è stato un amore a prima vista. Lui ha una visione molto avanti. Io ho detto, se devo venire solo per sponsorizzare così, non mi interessa fare un progetto. Se questo progetto è non solo in termini di risultati calcistici, ma è anche di crescita nostra, possiamo diventare una società modello e far vedere il Sud come pochi lo conoscono, e ripeto, io sono il primo che ho fatto la cosa inversa, sono venuto io qua invece di voi venire là, ecco, noi possiamo toglierci qualche soddisfazione che normalmente facciamo fatica e far capire anche al nord come le risorse che ci sono qui e come puoi lavorare bene, perché questo è un territorio tra l'altro in cui si lavora anche bene rispetto ad altri del sud che sono anche difficili per il livello ambientale, per il livello sociale, eccetera, eccetera. Qui no, sono tutte le condizioni, per cui c'è un'amministrazione che lavora. Io penso che qui ci sono le possibilità, quindi questo è il motivo per il quale sono qua.